una riflessione su 60 anni di storia di una società attraverso l'abitare e i suoi oggetti. È il prezioso documento conservato nelle pagine di 60 anni di pubblicazione. È la storia di Interni, la rivista di design che ha avuto la fortuna di condividere in tutto e per tutto la fantastica avventura del mobile e dell'arredamento italiano. Un traguardo importante che Interni, con il suo direttore Gilda Boiardi, al timone del magazine da 20 anni, hanno voluto festeggiare con la creazione di un volume celebrativo che sarà pronto nelle prossime settimane. Dalle intuizioni di alcuni geniali uomini di cultura al coraggio di grandi imprenditori, passando per architetti e designer, il lungo percorso si snoda attraverso i suoi 6 decenni, raccontando spaccati di vita. Hello darkness, my old friend. La storia dell'abitare, del vivere, si è modificata in questi 60 anni. Proprio la struttura delle case si è modificata. Negli anni 50 ha incominciato a comparire il living. Negli ultimi 10-15 anni il bagno è diventato un salotto. Quindi questa evoluzione, trasformazione di stili, di gusti, di modi di vivere, la lettura di tutto questo può essere fatta attraverso le pagine di Interni. Attento osservatorio da una parte, vivace interlocutore e portatore di stimoli dall'altra. Credo che la rivista debba sì registrare quello che succede, però deve anche essere propositrice, deve proporre e fare succedere delle cose. E nel 1990 succede che Gilda Boiardi si inventa il fuorisalone, l'evento parallelo al Salone del Mobile che ha esportato il design dalle pagine di Interni alla città. Il fuorisalone, io dico sempre che è stato un modo per far scoprire la città agli stessi milanesi. Seguendo il ritmo scandito da Interni, proviamo anche noi a ripassare velocemente qualche pagina del nostro recente passato, per esplorare alcuni pilastri del design made in Italy contemporaneo, dentro a un viaggio fatto di immagini, ricordi e musica.